Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pan carré. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, latte, lievito di birra fresco, olio di semi di girasole, zucchero e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 4 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina. L'olio, e il sale. E facciamo impastare per 5 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per 1 ora e 30 minuti. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferiamolo su un piano di lavoro. Stendiamolo con un mattarello formando un rettangolo. Arrotolare l'impasto su se stesso. Posizionarlo su uno stampo da plum cake. Far lievitare per 1 ora e 30 minuti coperto con un canovaccio in forno spento. Trascorso il tempo di lievitazione, cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi, statico, per 40-50 minuti circa. Il pan carré è cotto. Lasciamolo raffreddare prima di rimuovere dallo stampo, tagliare a fette e servire. Pan carré si conserva in sacchetti per alimenti per 2-3 giorni. Grazie e alla prossima ricetta!